Nessun passo avanti nella crisi tra Russia e Ucraina nell'incontro a Berlino tra i ministri degli esteri russo, ucraino, francese e tedesco. Un nuovo round di negoziati potrebbe essere avviato già martedì. Per il ministro degli esteri tedesco la priorità resta evitare uno scontro diretto tra gli eserciti di Mosca e Kiev. Il nostro obiettivo principale è arrivare al cessate il fuoco in Ucraina ed evitare che ci siano nuove vittime in futuro. Herzustellen ist und dass möglichst weitere Opfer in Zukunft vermieden werden können. Vielen Dank. L'incontro diplomatico di Berlino arriva in uno dei giorni più cruenti del conflitto nell'est dell'Ucraina. 10 le vittime cadute sotto i colpi dell'esercito regolare nella regione di Donetsk, mentre i ribelli hanno abbattuto un caccia ucraino, in salvo il pilota. Da Kiev arriva l'annuncio della riconquista di una stazione di polizia a Lugansk, mentre da Donetsk i separatisti filorussi annunciano l'arrivo di 1200 rinforzi. La tensione tra Mosca e Kiev raggiunge in queste ore i picchi più alti. Dopo la notizia sempre smentita da Mosca dei blindati russi sconfinati in territorio ucraino giovedì, domenica sarebbero stati avvistati 3 lanciarazzi sovietici. Ancora fermo al confine in attesa dell'autorizzazione di Kiev il convoglio umanitario inviato da Mosca.